Che colpa ne ho se non produco denaro, ma mi piace guardare lontano? Che colpa ne ho se il mio non è certo un lavoro che adesso mi rende dell'oro? La colpa che ho non l'ho se mi nutro di spirito, se amo vivere in bilico, tra la bellezza e l'amarezza prendo 5 schiaffi e una carezza. Da 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 da. Che colpa ne ho se non riesco a mentire per convincere che vado bene per lavorare? Che colpa ne ho se mi piace spendere il tempo studiando la noia e il tormento e magari scriverci su, ma nessuno ormai paga più per nutrirsi di spirito? È per questo che vivo in bilico, tra la bellezza e l'amarezza prendo 5 schiaffi e una carezza. No, non è facile convincere gli altri, ma se non vivessi così io morirei rinunciando ad essere me, rinunciando ad essere me, non lo farei neanche per te. Io amo nutrirmi di spirito, se mi piace vivere in bilico, e l'amarezza prendo 5 schiaffi e una carezza. Sì, tra la bellezza e l'amarezza dammi pure 5 schiaffi, ma almeno una carezza. Roberta Giallo, vieni, vieni, vieni. Fammi compagnia, cioè andiamo fino a lì così ci guarda. Ecco qui. Beh, scusatemi, ma è da oggi pomeriggio che aspettavo questo momento. Roberta Giallo. Allora, qui dobbiamo fare un discorsetto, nel senso che comunque sono tanti gli elementi che abbiamo così potuto capire in questi pochi minuti. Sono una chiacchierona, quindi attenzione, cercherò anzi di essere sicuro. Non ti preoccupare, siamo in due, guarda, facciamo, in caso ci portano direttamente cappuccino e cornetta, siamo a posto. Allora, ti volevo dire, intanto, vabbè, tu come nasci artisticamente? Sembra che col pianoforte abbia una tua dimestichezza, sbaglio? Ho una mia dimensione perché ho iniziato molto presto. Questo non vuol dire che io sia bravissima o meno brava, è semplicemente un amico, perché io ho iniziato a suonarlo a 5 anni e da allora c'è stato questo dialogo tra me e lui. Quindi nel bene e nel male, anche nell'arrabbiatura, perché a volte non mi fa fare neanche quello che voglio e un po' mi arrabbio, quindi c'è questo rapporto però di confidenza. Poi comunque vedo che comunque qualcosa di bello, insomma qualche soddisfazione te la sei elevata, hai aperto dei concerti importanti, sì. Vuoi ricordarlo tu? No, vabbè. Da te è meglio. Allora, ha aperto il concerto di Carmen Consoli, mi pare. E poi anche altre, mi pare, Sting, quindi ho letto, mi ricordo bene. Sai, io ho una certa età, quindi se quando, adesso vi svelo un piccolo particolare, quando uno dice all'artista, perché non mi ricordi, perché tu ricordi tu, questa è in realtà la cosa, quindi è una delle tecniche che uno fa dire, se tu poi mi rimbalzi la cosa, mi metti davanti a uno sforzo di, no, in realtà si scherza, ovviamente ho studiato tutto quanto, io quando sparisco vado lì e ripeto le cose come, no, non è così. Però ecco, la cosa che appunto mi ha colpito è l'utilizzo della tua voce e la semplicità con cui fai delle cose anche abbastanza complesse, insomma. Ma allora anche lì, come dire, uno è come quando uno deve studiare per un esame, magari ci sono 18 libri e poi all'esame ci sono quelle 3 domande che ti fanno. Allora uno cerca a un certo punto di dire, ma io tutto questo malloppa, la gente gliene frega se glielo do tutto così. Allora io cerco di prendere le cose più piccole e minimali e dire, se lo capisce il bambino di 15 anni, il vecchio di 60, va bene. Quindi cerco di portare, ecco,
Grazie, no, perché qui sei, sicuramente devi capire, sai, forse non, non hai... No, no, aspetta. Ti chiedo perdone ai sessantenni perché non sono vecchi, cioè, vecchio d'80 anni. Meno male che non c'è il voto del pubblico, se no stasera stai fuori, capito? Quindi, andiamo bene, insomma. Allora, per la televisione questa la tagliamo, va bene? Ok, riprendiamo, rifaccio... No, in realtà devi capire, adesso ti faccio, perché probabilmente tu sai quanti anni hai, sei abbastanza giovane, diciamo, ecco. In Italia si è allungata, quindi succede che una volta, quando io ad esempio ero giovane, quando ero un ragazzino, vedevo mio padre che aveva 40 anni e io dicevo, mamma mia quanto è vecchio mio padre. Adesso se qualcuno provasse, non dico, cioè, oppure che a dire qualcosa, non dico di vecchio, ma come sei adulto, una cosa, allora, già capito, quindi se tu hai uno dei 60 anni dici vecchio, se gli dessi una botta non so dove, gli faresti meno male, capito? Questa è la realtà. Vabbè, comunque, in realtà è bello così. Posso dire una cosa per scusarmi? Io nella canzone ho parlato di spirito, quindi qui torna buono. Se lo spirito è giovane, anche uno di 100 anni è a posto. Ecco. Ci siamo. Abbiamo... In realtà, ecco, poi questo titolo, 5 schiaffi... È una carezza, dice, che è un po' la sintesi del tuo mondo, no, questo, no? Anche della mia vita, perché come dicevo, tu prima mi hai chiesto, giustamente ti sei tolta qualche soddisfazione. Però in realtà sono sincera, cioè facendo un bilancio, anche perché il mio percorso è quello musicale, no? Veramente del musicista, lo dico sempre, squattrinato, che fatica, che provi a bussare tutte le porte. Allora, in genere su 5 cose che vanno, cioè, che vanno male, una va bene. Quindi mediamente, questa è la mia media, ecco perché parlo di 5 schiaffi e una carezza, perché la vita colpisce 5 volte e poi una volta da... Stasera hai preso anche una coccola oltre che la carezza. E allora, complimenti davvero, Roberta Giallo, quindi in bocca al lupo, puoi andare. E adesso io intanto, sai che faccio? Scendo, vado qui a Villa Arzilla un attimo, capito? Allora, scendiamo un pochino.